Ora impareremo come convertire le percentuali in numeri decimali e se abbiamo tempo magari impareremo anche a convertire i decimali in percentuali. Quindi cominciamo con quello che penso che sia un problema che magari sai già risolvere. Se dico di avere il 50%, non ero sicuro di voler scrivere con questa penna che è un po' troppo cicciotta, quindi fammi passare a una un po' più sottile. Allora, ho il 50% e lo voglio trasformare in un numero decimale. Probabilmente già sai, un'idea ce l'hai su che cosa vuol dire 50%, no? Lo sai che più o meno è la metà, oppure esprimendolo in altro modo, come lo dico la metà in decimale? È come dire 0,5. 0,5. Perciò a mente lo potresti anche sapere, però c'è un sistema per convertire 50% in 0,5. Esce fuori che è piuttosto semplice. Tutto quello che devi fare è dire qualunque percentuale sia, è come dire quel numero su 100, quindi 50 su 100. E 50 su 100 è come dire 5 su 10, che è come dire 0,5. Oppure un modo ancora più semplice per convertire le percentuali in numeri decimali, e con questo sistema credo che capirai insomma com'è che funziona, e capirai che lo puoi fare tranquillamente a mente. Per cui diciamo che quindi ho 50%, e ci aggiungo anche una cifra decimale, tanto per farti vedere dove sta la virgola, 50%, ok? E voglio convertire quel 50% in un numero decimale. Tutto quello che faccio è sbarazzarmi del simbolo di percentuale. Quindi lo faccio qui, allora, ho 50%, mi sbarazzo del simbolo di percentuale, poi prendo la virgola e la muovo di due spazi a sinistra e dico 1 e 2 e quindi la virgola la metto qui. Quindi potremmo dire che è uguale a 0,500, eh? Perciò 50% è pari a 0,500 e naturalmente questi ultimi due zeri in realtà non significano nulla per i nostri scopi, quindi li puoi togliere, ci possiamo sbarazzare di loro e quindi è la stessa cosa di 0,5. 50% equivale a 0,5, quindi probabilmente stai dicendo sì, certo è facile, ma che succede se il problema è più difficile? 50% l'avrei anche potuto fare a mente, però proviamo qualcosa di un po' più difficile. Allora, se ti dovessi dire, diciamo che ho 16,32%, basta fare come ti ho appena mostrato. Lo riscrivo qui sotto. Ho 16,32%. Ora, ci liberiamo del simbolo di percentuale e poi dobbiamo solo spostare la virgola di due spazi a sinistra. Quindi 1 e 2 e metti la virgola qui. Quindi questa virgola va via e quindi diventa 0,1632 che è uguale al 16,32%. Penso che ormai tu un'idea te la sia fatta, no? Fammene fare un altro in verde. Allora, diciamo che ho, e questo in realtà confonde un sacco di gente, diciamo che ho 0,25%. Quindi la cosa importante da ricordare, allora lo riscrivo qui, 0,25%, magari lo scrivo come 00,25%, magari ti stai chiedendo perché lo faccio, ma fra un secondo lo vedi il motivo per cui ho scritto più di uno zero iniziale, anche se non sembra che ci si aggiunga molto, ma comunque 00,25%, allora che devo fare? Devo togliere il simbolo di percentuale, spostare la virgola di 1 e 2 spazi a sinistra. E quindi diventa uguale a 0,0025. Quindi 0,25% è uguale a 0,0025. Ce lo puoi mettere lo 0 iniziale qui, eh? Dovrei dirti di farlo sempre, in realtà, lo rende più facile da leggere. Quindi 0,25% è uguale a 0,0025. E te lo voglio confrontare con 25%. Se ho 25% qui, no? A cosa pensi che diventi uguale? E fai la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso. Ti sbarazzi del simbolo di percentuale e sposti la virgola. Allora, lo riscrivo qui, 25%
E probabilmente stai dicendo, sì, ma la virgola dov'è? Beh, la virgola sta dopo il numero, è come dire 25,0%. Quindi se ci liberiamo del simbolo di percentuale e poi spostiamo la virgola di due spazi a sinistra, otteniamo 0,25 o 0,250, ma insomma l'ultimo 0 lo puoi anche ignorare. Quindi 25% equivale a 0,25, mentre 0,25% è pari a 0,0025. Magari fermati a pensare a quanto sia piccolo il numero 0,25%. Allora, facciamo un altro paio e magari convertiamo andando nella direzione opposta. Quindi diciamo che stavolta ho 0,01 e lo voglio convertire in una percentuale. Quindi, percento. Qui dobbiamo semplicemente fare il contrario. Lo puoi vedere in due modi. Puoi dire, ok, qualunque sia il numero, lo moltiplico per 100 e poi ci aggiungo il simbolo di percentuale. Quindi se dici 0,01 per 100 e poi ci aggiungi il simbolo di percentuale, quindi 0,01% quanto fa? Beh, fa 1. Lo puoi anche fare il conto, no? E poi aggiungi il simbolo percentuale, quindi fa 1%. Un modo ancora più facile, quando passiamo da una percentuale ad un numero con la virgola, spostiamo la virgola di 2 a sinistra, no? Perciò quando passi invece da un numero con la virgola alla percentuale facciamo il contrario, spostiamo la virgola di 2 a destra. Quindi fammelo scrivere. Allora ho 0,01, devi andare 1 e 2. E la nuova virgola la metti qui. Se mi libero di questa virgola ottengo 1,00 o quello che ti pare, insomma questo 0 all'inizio non conta niente, perciò è come dire 1,00 che è come dire 1. E ha senso spostare la virgola di 2 a destra? È proprio come moltiplicare per 100, no? Se devo moltiplicare qualcosa per 10, è come spostare la virgola di 1 a destra. E se ho qualcosa da dividere per 10, è come spostare la virgola di 1 a sinistra. Facciamone un altro paio finché ho tempo, penso di avere ancora 3 minuti più o meno. Allora, diciamo che ho 1, 25 e lo voglio convertire in una percentuale. Il modo più semplice è prendere, lo riscrivo qui, 1,25, prendi la virgola e la sposti di 2 a destra, 1 e 2. Ecco qui. E poi ci aggiungi per cento e perciò equivale al 125%. E se ci pensi, il modo in cui la gente parla delle percentuali ha senso. Se dico che ti pagherò 1,25 volte il prezzo di qualcosa, ha senso che sia come il 125% di quel prezzo. Oppure se per te questo non ha senso, se farai abbastanza problemi comincerà ad avere un senso, vedrai. Facciamone un altro paio. Se vuoi puoi tornare indietro, mettere in pausa, se pensi che sto andando troppo veloce, che magari è vero. Allora, fammi pensare. Se dicessi 0,003 e lo volessi scrivere come un numero percentuale. Allora, di nuovo, possiamo spostare la virgola di 2 a destra. 1 e 2. 1 e 2. E questo è analogo a moltiplicare per 100. Quindi, se moltiplichiamo, o comunque se spostiamo la virgola di 2 a destra, otteniamo 0,03 e poi ci aggiungi la percentuale. Quindi ovviamente questo 0 qui non conta nulla, quindi è come dire 0,3%. La cosa importante da capire è che quando converti da un numero percentuale a un decimale, un numero decimale a un percentuale, devi semplicemente spostare la virgola e se esaurisci lo spazio ci devi aggiungere o eliminare zeri di conseguenza. E la cosa importante che devi sempre avere in testa è quando converti da un numero decimale a un numero percentuale, il numero di fronte al simbolo di percentuale sarà più grande e quando vai da numero percentuale a un decimale otterrai un numero più piccolo. Se dico 25% è come dire 0,25, giusto? Quindi questo è un numero percentuale e questo è un numero decimale. Quindi sono passato da numero più grande 25 a numero più piccolo 0,25.
25% è uguale a 0,25. Allo stesso modo, se avessi invece un numero decimale, diciamo 0,1, quando lo converto in un numero percentuale diventerà un numero percentuale più grande, perché 0,1 è come dire 10%. E di nuovo come l'ho fatto? Ho detto 0,1, ci ho aggiunto uno zero in più, perché poi devo spostare la virgola verso destra due volte, e quindi vado 1 e 2 e ho 10. E poi ci aggiungo il percentuale, 10%. Spero che risponda a tutte le tue domande per ora. Buon divertimento!